Ecco, volevo fare una domanda, dato anche le citazioni che hai fatto prima al Catechismo, quella teologica e poi adesso citazione del Vangelo di San Paolo. Una domanda che accennavamo prima che iniziasse l'incontro in modo abbastanza drammatico, diremmo doloroso nella situazione italiana. Come tu vedi, in questa lunga e appassionata esperienza, il rapporto in Italia fra il potere dello Stato e il potere della Chiesa. Cioè, dal tuo punto di vista, al di là di quello che può essere la sensibilità e la posizione personale di un magistrato riguardo alla fede religiosa, senza confondere i piani della fede, della politica, della giustizia, sono piani non separati ma distinti, chiaramente. Tu proprio prima, parlando, accennavi a quel documento della Chiesa italiana di anni fa rispetto alla legalità. Anch'io ultimamente pensavo, credo che l'abbiamo detto anche qui, proprio anche a seguito del titolo che abbiamo posto a tutti questi incontri, che è una citazione del Vangelo, «Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia». Ecco, come vedi questo supporto che alle volte in modo evidente c'è in Italia fra queste posizioni del potere che opera in questo modo, che è emerso anche questa sera, e la Chiesa come istituzione che quando supporta questo potere certamente non è più la Chiesa del Vangelo, ma diventa una Chiesa che supporta il potere, quindi potere essa stessa. Ecco, un magistrato con la tua esperienza, come vede questa situazione, come la considera? Ecco, perché io personalmente come uomo e come prete alle volte lo sento come una questione, non esagero dicendo drammatica, perché se la Chiesa cessa di essere la Chiesa del Vangelo è un'istituzione di potere come le altre. Ma certo, quel documento che era educare alla legalità, quel documento che era un documento che si intitolava Educare alla legalità, approvato dalla Commissione Pastorale Giustizia e Pace della Conferenza Episcopale Italiana, nel 91 ebbe un impatto enorme. Forse i vescovi si sono spaventati per le conseguenze, perché tra le altre cose hanno attribuito anche l'innesco di Mani Pulite a quel documento e quindi da allora hanno evitato di fare altri richiami di quella fermezza. Vale la pena di leggerlo tuttora, anche se sono passati molti anni, perché dice cose molto molto impegnative e di grande valore. Da allora la Chiesa ha taciuto. Io ricordo che una cosa che mi aveva impressionato quando studiavo storia era che il vescovo di Milano, Ambrogio, poi divenuto Sant'Ambrogio, cacciò fuori di chiesa l'imperatore Teodosio perché si era reso responsabile di delitti, aveva ordinato una repressione brutale a Tessalonica in cui c'erano andati di mezzo estranei ai fatti che dovevano essere colpiti e gli disse: prima vai fuori e fai penitenza, poi entrerai in chiesa, stabilendo un principio che poi è rimasto nel mondo occidentale, non nella chiesa d'Oriente, perché la chiesa d'Oriente ha avuto vicende diverse perché ha avuto l'impero a lungo, e cioè un principio, io uso il termine non tanto dal punto di vista teologico quanto dal punto di vista giuridico, che l'imperatore non è sopra la Chiesa, è nella Chiesa. E quindi, quando va in Chiesa, è un fedele come tutti gli altri, fa la cortesia di fare penitenza se ha fatto peccati. E se i peccati sono pubblici, pubblica deve essere la penitenza. Perché queste sono le regole della Chiesa. E però qualche volta queste regole vengono dimenticate. Se c'è una cosa che come magistrato mi ferisce profondamente è la vicenda di Renatino De Pedis. Renatino De Pedis, della banda della Magliana, ritenuto responsabile di omicidi e ucciso egli stesso in un conflitto a fuoco con una banda rivale, è l'unico morto del Novecento sepolto in una basilica, nella basilica di Sant'Apollinare in Urbe. Sono anni che diciamo che è una vergogna. Adesso ho visto che il Cardinal Vicario ha detto: ma se le autorità italiane ce ne fanno richiesta, noi lo spostiamo. Il problema è che le autorità politiche italiane non gliene faranno mai richiesta, perché la banda della Magliana è stata definita un'agenzia di servizi criminali, e questa è la questione.
E allora bisogna che forse sia la Chiesa ad assumere l'iniziativa di porre fine a questo sconcio, perché non è per avercela con il morto in questione, ma è l'esempio che ne viene dato. E guardate, c'era un rito che riguardava la sepoltura del Sacro Romano Imperatore, che è stata in auge fino alla sepoltura di Francesco Giuseppe, quindi quando già il Sacro Romano Impero non c'era più, ma c'era l'imperatore d'Austria. Quando l'imperatore, Sua Maestà Apostolica, veniva chiamato, moriva, lo portavano alla cripta dei Cappuccini e un cerimoniere bussava, il frate guardiano diceva: "Chi è?" E il cerimoniere rispondeva: "Sua Maestà Apostolica, l'imperatore." E il padre Cappuccino rispondeva: "Non lo conosco." Sta roba andava avanti per 4-5 bussate e con la stessa risposta "non conosco", pur aumentando gli altisonanti titoli imperatore d'Austria, re d'Ungheria, eccetera, eccetera, "non lo conosco", fino a quando diceva: "un povero peccatore che chiede pietà". Allora aprivano la cripta. Ecco, se la Chiesa dimentica che ha il potere di perdonare i peccati, ma ha questo potere condizionato al non peccare più, e allora diventa difficile, deve ricordarsi che insomma qualche volta, no, bisogna dirlo, perché io trovo che non abbia molto senso dire siamo sgomenti, ma i magistrati ci hanno messo troppo zelo.